Cari amici di Picon, bentornati, ci troviamo lungo il Musestre a Roncade, siamo davanti al cosiddetto castello di Roncade e adesso andiamo a vederlo come è fatto e quali sono le sue caratteristiche. Il castello in realtà ha le forme di un castello, ma non è un castello, è una villa padronale con forte destinazione agricola, costruita nel pieno Cinquecento in forme di un castello, come se fosse un castello medievale, seppur in quel periodo ormai questo tipo di difese, queste torri, queste mura fossero completamente inutili data la comparsa delle polveri da sparo che permettevano una facile distruzione delle mura difensive. Ora il castello è un'azienda agricola, un resort di lusso, dove è possibile dormire o nelle torri laterali, questa o quest'altra più meridionale, vicino alla chiesa di Ogni Santi, oppure all'interno del corpo stesso della villa centrale. Sulle torrette di entrata, a sinistra troviamo lo stemma della famiglia Giustinian, a destra quello della famiglia Badoer, che era la moglie di Giustinian che fece costruire la villa. È una villa prepalladiana che serviva proprio come fonte di ispirazione per il Palladio, per le sue opere. Siamo nella prima metà del Cinquecento e come vediamo appena entriamo c'è questo bellissimo viale con statue e a lato abbiamo le barchesse, caratteristica delle aziende agricole, quindi villa residenziale padronale ma anche azienda agricola. Giustinian, perché fu la famiglia che la fece costruire. La destinazione non è cambiata negli ultimi secoli, perché anche adesso la famiglia Ciani Bassetti, proprietaria dell'immobile, continua la sua vocazione agricola e questo castello è un punto di riferimento dal punto di vista agricolo. Infatti c'è una cantina famosa, sono permessi anche e offerti dei giri degustativi per assaggio dei vini, è possibile mangiare. La villa ha mantenuto inalterata la sua forma. Vediamo che c'è anche la classica chiesetta, un oratorio legato alle funzioni dell'edificio. E con lo sfondo di questo meraviglioso cedro e della villa vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Ciao, alla prossima avventura di Icon.